Ciao a tutti e bentornati. È passato veramente un sacco di tempo. E che dire? Adesso siamo qua dietro con i miei bonsai e vi faccio vedere un po' di novità, visto che è da tempo che mancava. Sono felicissimo di dirvi che sto ritornando sul canale, finalmente, dopo passato credo un anno e mezzo, due, boh, ho perso il conto ormai, è passato troppo tempo. Sto registrando con l'Osmo attaccato al telefono. Finalmente sono riuscito a far funzionare l'applicazione perché dopo l'ultimo aggiornamento era completamente andato in tilt l'applicazione. Comunque, siamo qui per... Intanto partiamo da fuori con le novità. Vi mostro, vabbè, il vaso è leggermente sporco di calcare, ma lo puliremo. Qua abbiamo un piccolo bonsai che stiamo facendo. È una calicarpa di circa... ce l'ho circa da 2 anni. Poi abbiamo un bellissimo, non si vede niente, perché non si vede niente, perché c'è lo sfondo che è bruttissimo. Comunque vi faccio vedere, questo è il bonsai che ho di ginepro, ce l'ho con me da poco in realtà, da 4-5, l'ho preso ad agosto. Ad agosto, sì, è un bonsai di ginepro totalmente da risistemare, perché è da sistemare queste punte qua, non so se si vedono. Queste punte qua sono da tagliare e sarà da infittire un pochino. Io ho tolto il filo, inizia a pesare. Io ho tolto il filo recentemente, quindi adesso è pronto da mettere mano. Tra un po' inizierà il suo risveglio, quindi andremo a fare la concimazione e tutto il resto. Altra new entry è lui. Non so se si vede, mi allontano così si vede. Anche lui è un ginepro, molto più sottile, più esile e carino. Faccio vedere, questo è il vaso con il piede e questa è da come si vedrebbe. Questa è, si vede un pochino di vena qua, qua si vede che fa la curva. Poi qua abbiamo, ovviamente abbiamo il primo ramo, secondo, quelli posteriori. Sta seccando un pochino, credo sia normale, devo ancora togliere il filo qua. Spero non stia... sta scartando qualche rametto. Comunque dovrebbe, adesso dovrò andare a togliere il filo, che c'è ancora il filo, non so se si vede. Qua c'è ancora il filo, adesso andrò a toglierlo. E andremo anche a concimarle. Ma comunque più avanti inizieremo tutte queste pratiche e vi farò i video annessi. Adesso questo qua deve riprendersi perché ha avuto un colpo di calore in estate e ha perso parecchi rami. Anche lui preso in estate insieme a questo qua. Comunque ci faremo dei video dedicati. Un altro new entry è lui, che purtroppo ha avuto anche lui un grosso problema, anche un'infestazione di acari, di cocciniglia, e ha buttato giù praticamente un sacco di vegetazione, ne ha perso e ne sta perdendo veramente tanta. Ha perso tutta la punta, quindi probabilmente, spero di no, che non lo perdiamo, ma stavo pensando di andare a sfruttare allora questo rametto qua, questo, e probabilmente questo qua, che è ancora bello in salute e forte, e andare a eliminare completamente tutta la parte qua sopra. Quindi poi voi vedreste, si vedrebbe una roba così, magari inclinarlo un pochino e fare tipo una cascatina, qualcosa molto più piccolino, più soft, e vediamo cosa fare. Vi faccio vedere un'altra, diciamo, novità, che è questo, che anche lui sto recuperando, che anche lui ha preso gli acari, anche lui è un ginebrino. Sto andando a formare la ramificazione.
Adesso vedete tutti abbastanza asciutti, in realtà sembra bagnato ma è asciutto perché l'impianto è chiuso. Poi qui abbiamo delle roselline, veramente graziose, vi farò vedere i fiori quando li farà. Guardate quante radici hanno fatto queste qua, hanno fatto veramente un sacco di radici. La sabbia serve per aiutare a tenere un pochino più bagnato. Qua ho il classico rubinetto di scarico che ho fatto. Ok, giriamo in quadratura, vediamo se ci sta dietro sempre. Si vede un po' buio, credo devo sistemare le impostazioni di nuovo. Comunque, andiamo a vedere un po' novità anche in giro per il giardino, un po' di cose. Allora, queste diciamo sono novità minori che comunque porterò a video, ma la novità più grossa ve la faccio vedere a breve. Qui abbiamo piantato questo melograno, che come specie è un... riesco a girarvi o farvi vedere, senza pungermi ovviamente. Ok, è un wonderful precoce. Ultima novità è qui. Allora, accendiamo la luce. Allora, devo sistemare le impostazioni di inclinazione anche. Qui abbiamo, diciamo, il cibo. Qui abbiamo il cibo più piccolo, i piccoli, che praticamente sono insetti. Quindi, qua dentro abbiamo, penserete, magari abbiamo un rettile, abbiamo qualcosa, no. Qua dentro ci avevo fatto tipo un mini short all'epoca. Ci abbiamo le nostre carissime formiche. Questa è una delle colonie che abbiamo. Poi ne abbiamo altre 6. Vediamo se riusciamo a farle vedere senza disturbarle troppo. E eccole lì. Non si vede tanto perché c'è il riflesso, vediamo se riesco a farvele vedere così. Eccole lì, con le larvozze, tutti i semi, tutte rannicchiate lì dentro in quella camera. Non so se riesco a zoomarvi, no. Casomai zoomerò in post-produzione. Ci vede, c'è la regina, che è quella grossa. Ritornerò a fare video adesso perché volevo sistemare tutto, volevo assicurarmi che le colonie prima stessero bene, non volevo portare fail, diciamo, sul canale o contenuti che poi non sarebbero andati avanti, volevo essere certo. Gameplay, boh, per adesso non ne porterò e continueremo sicuramente con loro. Vi farò tutti i video aggiornamenti, farò dei video tutti inerenti e anche con... È bellissimo vedere come ho battuto sul coperchio e sono letteralmente andato in panico perché sono molto sensibili alle vibrazioni. Questa specie è sensibilissima, quindi basta un minimo di vibrazione, tipo uno sbattere una porta o anche battere ovunque, che vanno in panico e escono tutte dal nido. Vediamo se riesco a farvi vedere, c'è questa qua. Guardate, vediamo se si vede. Stava portando, ce n'era una e stava portando fuori un pezzo gigantesco, un sassolino gigantesco. Apriremo più avanti una collaborazione con un canale di formiche che si chiama Ants Italia. Vi farò sapere tutti i dettagli più avanti. E quindi niente, io vi saluto, vi ringrazio di essere tornati. Vi ricordo, commentate, iscrivetevi e lasciate tantissimi like. Quindi vi saluto e al prossimo video. Ciao! Io continuo a guardare lì, è assurdo che io guardo il telefono pensando che la videocamera è lì, ma quando in realtà è qua davanti.